poi avrei chiamato la polizia, ovviamente. In collegamento da Verona, dove si è svolto qualche giorno fa un gay pride, Maurizio Ruggero. Applausi. Come state? Sempre peggio siete, vero? Eccoci qui. Allora, dottor Ruggero, innanzitutto devo denunziare una cosa: che il comune di Verona di centrosinistra non ha dato a lei, diciamo, la possibilità di avere il patrocinio per le Pasqua veronesi, invece l'ha concesso a Gay Pride. Una cosa gravissima, Parenzo, una cosa gravissima. Senta, qual è la sua considerazione sul Gay Pride, caro Ruggero? Cioè, che cosa è secondo lei il Gay Pride? Quando vede sfilare quei carri, cosa prova? Dunque, lei mi chiede cosa provo con riferimento alla parata dei sodomiti, sostanzialmente. Ma la parata dei sodomiti, adesso non esageriamo. Alla marcia dei pubblici peccatori. Ma non è la marcia dei pubblici peccatori. A quelli a cui il Padre Eterno ha pronosticato praticamente che questo peccato impuro contro natura, no, offende particolarmente Dio, no? Quindi, ma insomma, cosa vuole che provi? Evidentemente l'orrore, no? Vedo il disgusto. Ma come orrore? Ma che vuol dire orrore? Ma, che vuol dire orrore? Effettivamente, orrore è poco. No? Bisognerebbe dire che c'è proprio il gusto della depravazione e anche dell'inciviltà, di aver ridotto una città tra le prime 10 d'Italia, che vuol dire quindi del mondo, per la sua bellezza, tant'è che persino Bonaparte ne era ammirato, nonostante cioè Verona, poi stai dicendo di Verona? Cioè Verona, sì, ma il Gay Pride si svolge in tutta Italia, il Gay Pride, che c'entra? No, ma io ho visto sempre più persone io ho visto a Verona quelli che giravano quel sedere di fuori e mi è bastato, sinceramente. Ma in faccia l'avrebbero dovuto mettere. Beh, ma effettivamente, per la prima volta, Parenzo, l'amministrazione comunale di Verona non ha concesso il patrocinio alla tua cazzo di associazione. Il vero risultato è per fare la tua mascherata contro la rivoluzione francese. Non sporcare con le tue defecazioni verbali ulteriormente Radio 24. Allora, i tuoi petti verbali non ci interessano. È un fatto gravissimo che non soltanto la città di Verona ovviamente non onori i propri martiri che ha dato il sangue, ma per altro quali verso martiri? Che invece dia martiri. Martiri delle Pasqua e Veronese sono tecnicamente di martiri, ma fermi un attimo. Ma non frega un cazzo a nessuno, però, dei martiri delle Pasqua veronesi, scusami, soggettivamente non frega un cazzo a nessuno, caro Maurizio. Cioè, a voi porconi no, di sicuro, evidentemente, ma le persone da bene sì, perché è una gloria ed è un atto di eroismo. Scusami un attimo. Secondo te, quelle persone che sfilano a Gay Pride e omosessuali, eccetera, sono veramente, tu li consideri sodomiti, peccatori? Cioè, ma è una cosa incredibile quello che io li considero, lo rivendicano loro, vero? Ce n'è uno, l'avrete visto, pensa la famosa immagine, in Stradone San Fermo, vicino a una delle basiliche più belle della città, col sedere di fuori attorniato dai fanciulli. Quindi, no, siamo veramente... Vabbè, ho capito, però non è che ci sono tutti col sedere di fuori, però, dai... Maurizio, vabbè, ci mancherebbe che andassero tutti col sedere di fuori adesso anche, ma bastano questi, no? Ma voi se fossi tu ministro degli interni, se fossi tu, diciamo, a guidare un dicastero, diciamo, no, Parenzo, a guidare un dicastero, tu proibiresti il Gay Pride? Ma non esiste proprio, cioè, addirittura in epoche gloriose c'era una sanzione penale per la sodomia pubblica, figuriamoci le parate sodomitiche, che neanche le epoche più perverse e più luride del mondo hanno mai conosciuto. Ma che è sta roba? Addirittura quei bambini attorno all'uomo nudo, ma queste famigliette orcobalene di queste signore e signorine non pensano ai bambini un domani come gli vengono fuori? E come vengono fuori? No. Come vengono fuori? Quando, non ho capito. E quando dopo viene fuori che essi stessi sono ovviamente o inclini alla sodomia o addirittura hanno poi problemi legati al gender e quindi, diciamo così, alla propria identità sessuale. Ma perché? Non ho capito. Prendo un esempio. Beh, i bambini imitano sempre. Se un bambino si vede uno col deretano al vento, un problema ci sarà, evidentemente. Ma che problema? No? Parenzo, rispondi scusami, intanto io ho portato i miei figli più volte al Gay Pride. Secondo, è un buon motivo in più per tornare nella città di Verona, che per anni è stata nelle mani delle destre più retrive, che addirittura concedevano il patrocinio del comune per quelle mascherate del cazzo di quel signore che tu hai ospitato. E io voglio anche aprire un'inchiesta e sapere se per caso riceve
aveva soldi pubblici per far travestire delle persone da serenissimi della Repubblica di Venezia, perché questo sarebbe gravissimo, eh? Chiediglielo, se lui ha ricevuto soldi pubblici per le sue carnevalate, quello sarebbe gravissimo. Tu inganni anche gli ascoltatori, perché tu sei il primo che non metterebbe mai i tuoi figli in queste mani qua. Dopodiché, quando sei al microfono, te ne infischi di figli degli altri e glieli fai mettere nelle mani anche a quelli che hanno, ma io insegno anche quelli che hanno il potere al vento. Io me lo ricordo a te in Lombardia. La mia domanda a te: ma tu metteresti mai i tuoi figli nelle mani di un maestro omosessuale quando Fini parlò di questa cosa? È lui che diceva. No, tu non hai risposto, ma certo. Tu hai detto non sono mica matto io. Come è molto grave. Sta dicendo, fermi tutti, la confessione di Ruggero, la rivelazione di Ruggero. Parenzo avrebbe detto non metterei mai i miei figli nelle mani di un insegnante omosessuale. Confermi Ruggero? Ero io presente, gli faccio la domanda, finita la trasmissione, ma scusa, ma tu metteresti mai i tuoi figli nelle mani di un maestro omosessuale? Tu gli hai risposto, Parenzo, tu mi hai risposto, io non sono mica matto, perché ai tuoi figli ci tieni, a quelli degli altri non te ne frega niente, e li metti in mano ai sodomiti, complimenti, bella ipocrisia, fai schifo. Allora, abbiamo fatto una grande rivelazione. Intanto vi do una notizia. Per fortuna abbiamo ripristinato il collegamento fra qualche minuto col signor Parenzo. Speriamo che funzioni. Fermi tutti.